Ciao, sono Luca e in questo video vedremo una scheda di allenamento completa per quanto riguarda serie, ripetizioni e pause per allenarti a casa con una panca e due manubri per colpire spalle e braccia. Nel giorno 1 abbiamo visto petto e schiena, sempre divisione metodo Butterfly, al quale poi ti rimando anche agli altri video test guida come sempre per studiare un po' e migliorare un po' la connessione mente-muscolo. Oggi vediamo spalle e braccia. Come sempre io sono un fan delle super serie per un discorso di intensità e anche magari per compensare il fatto di magari avere pochi manubri a casa in termini di peso e per non stare lì ad armeggiare con piramidali che ti fanno perdere un po' di dinamicità. La sessione deve rimanere nei 60 minuti, facciamo indicativamente 4 esercizi per ogni gruppo muscolare, parti con le spalle, quindi puoi fare le classiche spinte in super serie con il Cuban press, quindi un 4x10 semplificando, quindi prima serie primo, poi prima serie seconda, poi seconda serie primo senza fermarti, dopodiché puoi fare le classiche alzate laterali. E per quanto riguarda sempre le spalle, in questo caso poi in super serie con un altro tipo di movimento che ti permette di colpire meglio le spalle stesse, siccome magari per le spalle a questo punto, una volta fatte le spinte, il Cuban press e anche le alzate, non ha senso aggiungere anche un Arnold press, il suggerimento è di fare un corpo libero, quindi pike push up. Quindi spinte in super serie con Cuban, dopodiché terzo e quarto in super serie fra di loro, cioè alzate con pike push up, che sia prima o seconda variante a seconda di quanto sei avanzato. Dopodiché passi ai tricipiti, quindi fai un dips dietro la schiena, che a livello funzionale è sempre molto interessante, ancora una volta come sono disposte gambe e piedi dipende dal tuo grado di allenamento. In super serie con French press con manubri, quindi loro due, dopodiché terzo e quarto per i tricipiti in super serie fra di loro, cioè French press con manubrio in super serie con spinte indietro, sempre 4x10. Quindi passi ai bicipiti, fai il classico curl con manubri in super serie con un prisoner curl, sempre loro due, 4x10, dopodiché un curl di concentrazione in super serie con uno Zotman curl, sempre 4x10. Quindi 4 movimenti, esercizi per ogni gruppo muscolare in super serie a coppie. Nel caso dei tricipiti e spalle inseriamo anche un corpo libero che è sicuramente ottimo a livello funzionale. Alla fine fai anche le plank, 4 serie, ogni serie a sfinimento finché ne hai, con pause di 30 secondi fra una serie e l'altra. Stretching e sei perfetto. Rimando quindi, mi raccomando, gli altri video, rimani nei 60 minuti, focus sul pompaggio, tecnica impeccabile, scapole addotte, quindi mi raccomando che i principi di base siano sempre confermati. Ti rimando alle altre sessioni, come detto, metodo Butterfly, test e guida, paradigma autoconsapevolezza, come sempre un po' di compiti a casa, e se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao! Ti invito a iscriverti al mio canale e come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica, puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online.